un video breve che faccio dopo le parole del Papa sui sedicenti veggenti di Medjugorje. Vi ritenete con la verità in tasca i credenti, quelli dei libri sacri, non quelli di una spiritualità personale, di una ricerca che sarebbe forse troppo difficile farla con la mente, con la ragione. Dei misteri dell'esistenza, della nostra realtà, del cosmo e quindi in ultima istanza di Dio, ma quelli che preferiscono avere le pagine scritte, le verità rivelate da qualcun altro. Adesso delle due l'una, basta con questi veggenti, le madonnine che piangono, che diventano fluorescenti al buio. Poi cos'altro fanno? Danno i messaggi più o meno apocalittici e c'è sempre però per bocca di qualcuno, no? Mai una persona colta, uno scienziato, magari, sempre i cosiddetti poveri di spirito, chissà perché. Non l'ho mai capita questa, sinceramente. Però andiamo oltre, non voglio fare polemica gratuita su questo. Però adesso il Papa, capo della Chiesa Cattolica, giusto? Incontestato dogma dell'infallibilità nel 1870, quindi lui almeno sul campo spirituale è infallibile, non c'è nessun concilio, nessuna parola nemmeno scritta, lui quello che dice, l'interpretazione che dà anche di Bibbia e Vangelo è legge, anzi più che legge, è infallibile. Quindi ha usato parole ferme, anche molto fuori dall'ordinario per la durezza espressa contro questi veggenti, dicendo che sono dei ciarlatani. Quindi, se la gente continuerà a credere ai ciarlatani, parole del Papa, non mie, quindi non prendetela con me, prendetela col Papa se volete seguirli, però se li seguirete contro il volere papale, diventerete ipso facto eretici, oppure seguite la recta doctrina, come dicono, e allora non dovete più credere a tutte quelle stupidaggini, non trovo altra parola, ormai posso dirlo apertamente, che vengono dette le luci, i soli che girano, le cose, tutte le varie visioni. Mi rendo conto che per chi crede è un bel dilemma. Io auspico sempre che si possa risolvere un dilemma del genere, dilemma per modo di dire, ma per chi ci crede è un dilemma, per carità. Che si possa risolvere sempre con la ragione, ma sarà possibile finalmente? Non lo so. Io sospetto che la maggior parte della gente vorrà continuare a stare con il piede in due scarpe, cioè continuerà a credere a questi veggenti, alle apparizioni, ai miracoli e tutta la manfrina. E però continuerà allo stesso tempo a dirsi cattolica, apostolica, romana e fedele, obbediente all'autorità papale. Però su questo no, quindi la fedele obbedienza va un po' a farsi benedire, secondo me, e non solo secondo me a questo punto. Comunque, vabbè, vedetevela voi che vi devo dire, però ragionarci un pochino con la propria testa, senza farsi riempire da perché quello ha detto una cosa e quello ha visto quell'altro, quello ha ricevuto il messaggio, quello ha visto così, quello ha visto cos'ha. Ragionate un po', dico io, per conto vostro, sulla base dei vostri sensi e delle vostre riflessioni. Non serve il metodo scientifico per fare determinate riflessioni, basta il puro pensiero e la ragione, questo grande dono che ci è stato dato o che è arrivato solamente per caso, grazie all'evoluzionismo, grazie a qualche
strada fortunata, perché d'altronde per miliardi di anni gli esseri viventi sul pianeta hanno vissuto benissimo anche senza ragione, quindi non lo so. Però io ammetto la mia ignoranza, dico non lo so. E quindi riflettete e cerchiamo di, un invito ulteriore a ragionare su queste cose, perché non serve né chissà quale intelligenza, né chissà quali studi alti. Un caro saluto, alla prossima.